Riprendiamo sempre sulle frequenze televisive di Videonola, secondo tempo del trofeo Jack, partita fra Real Madrid e Atletico Madrid, partita ferma sul punteggio di 5-4 a favore del Real, ma l'ultima fase del primo tempo assistita a un ritorno prepotente dell'Atletico. Con me Giorgio Lisio. Giorgio, ci sei? Qualche problema tecnico? No, mi era caduto il microfono, da dire questa cosa. Sì, saluto tutti gli spettatori qui al Maracanà. Partita emozionante nel primo tempo, forse tatticamente non tanto brillante, però abbiamo visto tanto spettacolo, gioco maschio e pimpante. Intanto ripartenza del Real Madrid che prova a ristabilire le distanze. Prima abbiamo assistito ad un tiro velenoso di Napolitano disinnescato dall'estremo portiere avversario. Napolitano e torna di nuovo a manovrare in avanti il Real Madrid, stavolta il tiro di Alloc di sinistro non gira abbastanza e si spegne in un calcio d'angolo. Si appresta Napolitano Giovanni con il numero 10 al tiro laterale, un tiro in porta, Pizzella è attento e spazza. Intanto Barone, importantissimo colpo di testa in fase difensiva. E c'è il fallo di Falco a cui l'arbitro fischia il cosiddetto ponte. Sì, qui Barone da dire di mestiere, si è andato a conquistare questo fallo all'altezza del centrocampo. Vediamo Napolitano col suo destro. Il destro di Napolitano, l'opposizione di Napolitano con il numero 3, in questo caso Felice Napolitano, si è opposto al tiro madrileno e torna a manovrare l'Atletico. Fallo, arriva il fischio del signor Alessandro Monda della SD Campionato dell'Avvocato, coadiuvato anche in questa ripresa da Sebastiano Iossa, e sulla fascia sinistra si sviluppa l'azione dell'Atletico Madrid che torna a manovrare da dietro. Il numero 4, nello specifico Nappi, è costretto a frettolosamente a tirare, ma ritorna palla al piede la squadra biancorossa. Stavolta l'imbeccata centrale ad opera di Napolitano trova attento Barone, che disinnesca una trama offensiva abbastanza congegnata, diciamo abbastanza macchinosa insomma. Intanto arriva un tiro molto molto interessante da parte di Spampanato. Napolitano va bene giù e riesce a sventare ogni pericolo. Reattivo il portiere del Real Madrid. Da dire però in questa frazione che l'Atletico Madrid mi sembra più voglioso, più alla ricerca del gol. Sì, l'Atletico sta manovrando con padronanza, un buon giro palla, e il Real Madrid si sta affacciando a questa ripresa giocando molto di sponda, aspettando le sfuriate offensive degli avversari e ripartendo con dei fulmini contropiedi, anche grazie all'ottima qualità del reparto difensivo. Intanto, a seguito di un fallo laterale, torna a manovrare il Real. Casalino, autentico matador della prima frazione, stavolta non riesce a disimpegnarsi bene. Sfuma tutto per il Real Madrid, che torna comunque a manovrare con un fallo laterale di Allocca. Gestito male anche in questo caso il possesso palla. Spampanato rimette lateralmente per Falco. Attenzione di nuovo Napolitano, palla al piede, prova a girarsi, Casalino lo ostacola, molto abile, palla sul destro, ma c'è Barone che ferma tutto. E Nappi molto irruento anche in questo caso, ferma l'attaccante madrileno. Sì, Nappi mi sembra, da quando ho iniziato a giocare, molto aggressivo, molto irruento, sì, giustamente come hai sottolineato tu. Non può essere che un bene per il Real Madrid, perché i falli aumentano. Intanto Casalino ha provato a innescare una bomba, ma Napolitano è stato ben attento a ribattere. Il Real torna a manovrare sulla tre quarti difensiva, palla a Barone che prova a servire in profondità, Casalino che gira di sinistro ma non trova la precisione. Gli è mancata Pizzella. La coordinazione, Giando. Pizzella rimette offensivamente per Napolitano. Napolitano che in questa seconda frazione sta giocando a tutti gli effetti da pivot. Nel primo tempo era più decentrato, era quasi un esterno.
Sì, accompagnava i compagni, chiedo scusa per il gioco di parole. Assisteva i compagni nella fase difensiva, adesso forse per maggiore profondità, per maggiore tecnica in avanti è stato posizionato lì. Intanto con il numero 7 manovra Spampanato che giunge al tiro, ma c'è ancora Barone che è a tutti gli effetti una roccia, uno scoglio contro cui si infrangono tutte le azioni offensive dell'Atletico Madrid. Intanto Allocca prova a spazzare, ma si sviluppa una rimessa laterale, anzi no. Sì, rimessa laterale decretata dall'arbitro a favore dei madrileni. Imbeccata offensiva, ma Casalino è poco lesto. Torna a manovrare Falco, passa Spampanato, Napolitano, una bellissima azione. Arriva il tiro di Spampanato di destro, ma manca la precisione. Hanno confezionato un ottimo scambio i ragazzi dell'Atletico, sfortunati nell'occasione. Due rapide triangolazioni che hanno letteralmente aperto la difesa del Real Madrid e meritava effettivamente una fortuna migliore questo tiro. Intanto provano a ripetere lo stesso gioco, ma stavolta Casalino è attento, riparte orgogliosamente, palla al piede, allocca, getta il cuore oltre l'ostacolo, riesce a ritrovare palla, ma fallo laterale, una minima disattenzione e l'arbitro ha fischiato il fallo laterale a favore dell'Atletico Madrid. Punteggio ancora fermo sul 5-4, seconda frazione di gioco che è ancora a reti inviolate. Prova Napolitano a servire lateralmente Spampanato che con gli ultimi metri di campo a disposizione devia in un fallo laterale piuttosto che concedere un fallo di fondo a favore del Real Madrid. Attenzione, Casalino gestisce sapientemente un ottimo pallone, ma Napolitano sciupa tutto tirando alto alle spalle di Pizzella. Sì, gli è mancata la concentrazione nel momento clou a Giovanni Napolitano, il numero 10 del Real, dopo un cioccolatino servito da Casalino. Che gestione palla Casalino, veramente il valore aggiunto del Real Madrid che sta facendo pesare tantissimo le sue segnature nello score provvisorio. Intanto fallo a favore dell'Atletico Madrid che potrà sfruttare un bel calcio piazzato. Si presenta sulla palla il solito Napolitano che tenterà di ristabilire le parità in campo. Il destro di Napolitano impatta contro la barriera, nello specifico Casalino alza la sfera oltre il calcio d'angolo. Intanto l'imbeccata centrale trova ben posizionata la difesa del Real Madrid che prova a ripartire in contropiede, ma l'Atletico si presenta ancora in proiezione offensiva, il solito Napolitano che cerca di servire centralmente, Spampanato! E arriva il fallo di gioco pericoloso sul portiere napolitano del Real Madrid. Calcio piazzato, Casalino, ottimo movimento. Ottimo movimento, il numero 6 annunziata del Real. Si scontra con l'avversario e si produce una rimessa laterale per l'Atletico. Atletico che continua a manovrare offensivamente con Napolitano che prova l'imbeccata laterale per Spampanato. Giando, la chiave tattica della ripresa è sicuramente la posizione di Felice Napolitano, molto più avanzata, ma attenzione al contropiede. Casalino, palla sul sinistro, tenta il tiro e si mangia letteralmente un gol già fatto. Il suo tiro ha dato l'illusione del gol, ma si è spento di pochi centimetri alla sinistra della porta difesa da Pizzella. Azioni molto molto confuse in questa fase di gioco, ci avviamo al termine di questa partita, di questo derby sentitissimo. E intanto Napolitano continua a giostrare sulla tre quarti offensiva, guadagna un altro fallo. È sicuramente lui il migliore dei suoi. Ritornato il numero 10, Spampanato, Capitan Spampanato che aveva fatto mancare il suo apporto nella prima fase della ripresa. E adesso Napolitano e Nappi, anzi Spampanato e Nappi, sulla battuta. Batte Napolitano troppo rapidamente, bisogna attendere il fischio arbitrale. Il destro di Napolitano, una barriera fortissima,
e non gira abbastanza il tiro di Napolitano. Sfortunato, una bella punizione ben calciata, ma non è stato in grado di trovare il bersaglio grosso. Casalino si libera di Nappi, serve Annunziata sulla fascia opposta. Napolitano prova il destro, ma viene ostacolato da Capitan Spampanato, che si è fatto valere preziosamente in fase difensiva. Ancora Annunziata. Attenzione ed arriva la rete del 5 pari. Clamoroso, Giando, veramente clamoroso. Non so cosa sia insaltato in testa al portiere napoletano del Real. Voleva uscire con un tacco, ma ha realizzato il gollonzo degno da mai dire gol dell'anno. Sul disimpegno difensivo dell'Atletico si è sviluppata una marcatura che dire fortunosa è dir poco. Napolitano è uscito malissimo in questo caso, troppa leggerezza. Sì, forse la tattica utilizzata al Real non ha premiato, ovvero quella di aspettare l'avversario che l'ha punito con il più strano dei gol. Intanto torna in avanti il Real Madrid, prova Annunziata, e adesso è il Real Madrid che paradossalmente dovrà fare la partita. Vede sfumare tre punti, così un pareggio che premia il lavoro e lo sforzo profuso dall'Atletico Madrid. Sì, sono stati molto più concreti, molto più organizzati, ben messi in campo, con un'idea, con uno schema. E Napolitano lavora un pallone intanto in fase offensiva, spalla alla porta, e Barone guadagna un fallo preziosissimo per un presunto braccio largo di Napolitano. Real Madrid che riparte. Casalino non riesce a servire bene gli avversari. Napolitano si libera il destro, e c'è il calcio d'angolo per l'Atletico Madrid, che adesso sembra averne nettamente di più dell'avversario. Giando, mi sembrano spenti quelli del Real, forse questo gol li ha un po' demotivati. Li ha sicuramente demotivati, io li vedo in campo, sono veramente molli. Forse anche perché la tifoseria i fedelissimi del Casamarciano, gli ultras del Casamarciano, non danno quell'apporto sostanziale alla squadra che impedisce di esprimere un buon gioco, di esprimere carica in campo. Intanto time out per le due formazioni, c'è Aniello Peluso, mister dell'Atletico Madrid, che sta caricando i suoi, sta dando le ultime direttive per questo forcing finale che potrebbe portare i tre punti ai colchoneros, mentre invece in panchina Real c'è un po' di tristezza per come è arrivato questo pareggio, per il modo fortunoso. Vedremo alla ripresa del gioco quale sarà la formazione a troneggiare. Forse sì, Giando, è necessario un cambio all'interno del quintetto base del Real, perché, come ti ripeto, mi sembrano molli, non so, invece da premiare il coraggio, lo spirito dell'Atletico Madrid, che è stato bravo a riconquistarsi questo pareggio. Atletico che intanto si proietta offensivamente, Spampanato serve molto precisamente Napolitano, purtroppo il suo tiro non è dei migliori. Ancora un calcio d'angolo per i colchoneros, stavolta è Spampanato a lavorare ottimamente, un pallone spalla alla porta in aria, ma la sua girata termina al lato destro della porta difesa da Napolitano. Casalino, che assist! Il numero 11, Cavaccini, getta letteralmente alle ortiche la palla che poteva rappresentare il provvisorio 6-5, e Pizzella riesce a disimpegnarsi senza tanti problemi. Intanto il Real Madrid con Barone ritorna a manovrare in fase difensiva. Ottimo pallone intercettato da Spampanato, che serve all'indietro il numero 4 Nappi. Ancora Spampanato, lato sinistro della zona d'attacco dell'Atletico Madrid, ed arriva un fallo ad opera di Capitan Spampanato, che blocca la ripartenza di Barone. Casalino ancora tenta la girata, ma il pallone schizza sul green e Pizzella non ha problemi nel bloccare la palla. Napolitano continua a manovrare, spalla alla porta, rapidi rovesciamenti di fronte, stavolta è Barone ad intercettare la sfera. Serve lateralmente
Cavaccini, ma Pizzella si supera, parata impressionante, calcio d'angolo per il Real Madrid. Ed arriva come un fulmine a ciel sereno il gol del vantaggio del Real Madrid, stavolta è col numero 6 Annunziata a segnare la sesta marcatura della squadra granata. Real Madrid 6, Atletico Madrid 5, un fulmine a ciel sereno questa rete, Giorgio. Sì, sì, Giando, da come ha esultato Annunziata, veramente un gol cercato da parte della compagine madrilena, sponda Real con rabbia, con decisione, è andata a buttarla dentro per la gioia dei tifosi che accompagnano fedelissimi il casamarciano, il Real Madrid in questo caso. Un time out che ha praticamente sovvertito le dinamiche di questa seconda frazione di gioco e il Real Madrid torna in vantaggio. Ancora Napolitano con il numero 3 a manovrare offensivamente, prova a servire un compagno di squadra. Pizzella getta la palla in avanti, ma molta imprecisione, molto poco preciso e attento questo servizio dalle sponde difensive. Barone torna a manovrare palla al piede, ancora Casalino. L'asse Barone-Casalino penso sia molto molto efficiente, sta facendo veramente la differenza in questa gara. Sì, giocano spesso insieme, quasi da sempre, sono collaudati oramai. Casalino, terminale ultimo del Real Madrid, sempre da illumina l'attacco del Real con splendide giocate. Intanto Napolitano tenta il rinvio veloce per servire Casalino. Casalino che fa sportellate, spampanato, un contrasto. Napolitano largo sulla fascia sinistra, viene fronteggiato da Barone, raddoppio di Cavaccini e in collaborazione sventano ogni pericolo. Ancora un pallone magistralmente gestito dal numero 9 Casalino. Non arriva il fischio arbitrale, si torna a manovrare offensivamente i colchoneros. Napolitano raddoppiato e c'è il fallo. C'è il fallo. Fallo per l'Atletico e Real prova a ripartire in avanti. Attenzione, spampanato, anzi no, scusate, Napolitano, palla al piede, serve Mazzocchi ed arriva la segnatura dell'Atletico Madrid. Mazzocchi è entrato a ripresa in corso, segna con il numero 11 il gol del 6 pari. Mazzocchi con il numero 11 ristabilisce la parità fra Atletico e Real Madrid. Davvero un gran gol, Giando, di potenza, l'ha messa sotto la traversa, sicuramente l'elemento fresco, la forza nuova per l'Atletico ha segnato. Casalino sciupa un'occasione importantissima, ha provato ad aprire il piatto sinistro ma il tiro si è rivelato abbastanza impreciso, Pizzella non avrebbe potuto molto su questa conclusione. Intanto il redivivo Mazzocchi, Napolitano prova il destro deviato dalla difesa avversaria ed è calcio d'angolo. L'Atletico si spinge in avanti, arriva la conclusione di spampanato ed è sembrato un tiro al bersaglio in questi 30 secondi. Sì, oramai senza touch. Intanto torna l'Atletico a manovrare offensivamente, il Real sventa ogni pericolo. Napolitano serve spampanato, il cui tiro è preciso ma poco potente e Napolitano si salva di piede, parata alla Garella oserei dire. Sì, è stato bravo qui nel frangente Napolitano, da dire però che il Real Madrid è veramente disordinato, azioni confusionarie in questo momento. Intanto l'arbitro Monda della SD Campionato dell'Avvocato ha decretato 2 minuti di recupero, c'è il fallo ai danni dell'Atletico Madrid che andrà dal dischetto, primo tiro libero e Real Madrid protesta vivacemente per questa chiamata arbitrale. Dal dischetto si presenterà Mazzocchi, entrato a ripresa inoltrata, il cui sinistro ha portato al pari, tiro libero sinistro e rete del vantaggio dell'Atletico Madrid. Atletico Madrid 7 Real Madrid 6 e che cannonata Mazzocchi.
la rimonta è completa. Giando, veramente un penalty ben calciato, potentissimo, precisissimo, bacia il palo e si deposita in rete. Una letalità del 100%, due tiri, due gol e due pali scheggiati, due legni scheggiati, un palo ed una traversa. Che ingresso in campo Mazzocchi. Atletico 7, Real Madrid 6, con i madrileni di Sponda Real costretti ad inseguire. Da Rio un'altra chiamata arbitrale, un fallo, calcio piazzato prontamente sventato da Mazzocchi. Real prova a gettarsi avanti con le ultime forze, Barone, Pizzella è attento, via, la palla viene allontanata, anche Napolitano si getta in avanti, prova il tiro deviato da Casalino, dovrebbe essere calcio di fondo, ma la chiamata arbitrale, Alessandro Monda dell'SD Campionato dell'Avvocato, decreta il calcio d'angolo a favore dei Blancos, oggi in tenuta granata. Attenzione, vibranti proteste, una fase convulsa di gioco. Non si riesce a capire se l'arbitro ha chiamato calcio d'angolo. No. L'arbitro torna sui suoi passi e fondo, rimessa dal fondo, Pizzella, palla in mano, Barone prova il tiro da centrocampo, un tiro molto velleitario che si spegne alle spalle di Pizzella. Ancora una rimessa dal fondo, Barone ancora attentissimo, prova il break, serve lateralmente, un compagno torna, Barone palla al piede, non ci sono movimenti, attenzione l'imbeccata centrale, non va, Napolitano continua a manovrare sulla fascia destra del fronte offensivo, gestione di palla da parte di Nappi, non attento al raddoppio, allocca, lotta come un leone per recuperare palla, Napolitano numero 10, prova a liberare il destro e termina sul fondo. Giorgio, forse è finita davvero? Sì, guarda, vedo il Real veramente spento, senza idee. Oramai si aspettano i minuti conclusivi, solamente tiracci da fuori e iniziative personali. Colcio nero, si aspettano solo il fischio arbitrale che decreterà la fine della gara. Nappi spazza alla bene meglio questa palla ed è rimessa laterale dal cerchio di centrocampo per i Blancos. Attenzione, durissimo contrasto ai danni di Barone che arriva per primo sulla palla ma tocca con un calcione Mazzocchi, tiro libero a favore dell'Atletico Madrid e Barone abbandona il campo fra le proteste, toglie la fascia da capitano e se ne va. Una brutta scena, tanta rabbia, sono scene che non fanno bene al calcio. Assolutamente sì Giando, siamo qui per divertirci, per giocare bene, per esprimere un buon calcio, non per arrabbiarci, per fare queste brutte sceneggiate. Magari il fallo sì, poteva essere duro, ma contestazioni sì, ma scenate no. Preciso. Napolitano dal dischetto, suo destro e c'entra la traversa, un tiro che poteva dichiarare totalmente conclusa la gara e stiamo ancora sul 7-6 a favore dell'Atletico Madrid. Pizzella gestisce palla, riparte l'azione biancorossa, Nappi spazza, Napolitano gestisce un pallone difficilissimo e arriva il fischio finale dell'arbitro che decreta la vittoria dell'Atletico Madrid contro il Real Madrid. Punteggio finale Atletico Madrid 7, Real Madrid 6, che rimonta l'Atletico. Partita lottata da entrambe le parti, forse meglio il Real nella prima frazione di gioco, sicuramente meglio l'Atletico nel secondo tempo che ha agguantato il Real, le ha sorpassati ed ha espresso un calcio migliore, un calcio forse più ordinato, più sereno anche da dire. Commento conclusivo, Giando, secondo me ha vinto il tatticismo, ha vinto la giusta posizione dei madrileni, sponda colchoneros in campo. Interviste post partita a seguito del derby infuocato fra Atletico Madrid e Real Madrid. Siamo qui con Nappi, giocatore presidente. Un commento su questa gara vinta nei minuti finali?
È stata una bellissima partita, siamo partiti un po' male in quanto perdevamo 5-1, poi con un po' di cattiveria e un po' di quadratura in campo siamo riusciti a rimettere la partita in gioco. Partita che nella prima frazione di gioco è terminata con un punteggio a svantaggio, quanto è stato importante trovare le giuste motivazioni per ripartire e per vincerla poi nei minuti finali? Beh, è stato sicuramente fondamentale il gruppo. No, vedo tanti, è stato fondamentale il gruppo. Niente, è stata una bellissima vittoria. Siamo qui con Mazzocchi, autentico mattatore di questa gara. Sei entrato e hai cambiato le sorti dell'incontro. Un tuo commento sui tuoi minuti finali e sulla gara in generale? No, sono stati 10 minuti fondamentali. È stata una partita difficile, i ragazzi dall'altra parte erano bravi, però siamo riusciti a vincere. E siamo qui con Capitan Spampanato, una partita vinta in rimonta. Capitano, quanto è stato importante cancellare quel primo tempo abbastanza sciagurato della squadra? Noi avevamo un parziale di 5-1 dopo 10 minuti, non è da tutti riprendere questa partita. Questo è un gruppo fantastico, ci siamo quadrati, abbiamo dimostrato la nostra forza. Beh, la prossima volta non regaliamo 10 minuti agli avversari perché non ci verrà sempre bene, però grande squadra, grande gruppo.